Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa è stata inaugurata lo scorso 30 ottobre. Le sale delle Gallerie d'Italia di Piazza della Scala a Milano sono gremite da opere che raccontano la pittura, la storia, la forza, la potenza di Tiepolo grazie al lavoro condiviso, allo sforzo fatto e alla rete di relazioni costruite con importanti musei italiani, innanzitutto le Gallerie dell'Accademia di Venezia, ma anche grazie ad una rete di solide relazioni costruite negli anni con importanti musei da tutto il mondo. Non posso non parlare del Prado, non posso non parlare della National Gallery, ma in realtà quello che mi piace in qualche modo raccontarvi prima di questo viaggio fatto attraverso diverse puntate che ruotano intorno al significato e all'importanza che per Tiepolo hanno i luoghi che lo hanno visto protagonista è proprio l'idea di una banca che decide di dedicarsi con determinazione, con competenza e anche con una forte responsabilità sociale e collettiva alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Le Gallerie d'Italia nascono con questo intento e le nuove tecnologie, ancor più in un momento storico come questo, ci aiutano a portare i contenuti anche fuori dal museo. Le Gallerie d'Italia sono a Milano, a Vicenza, a Napoli, prossimamente a Torino, ma una mostra non può vivere solo all'interno di un museo. Una mostra può essere l'occasione per ricongiungere quel dipinto, quella pittura con il luogo che lo ha visto protagonista, che lo ha visto nascere. In questa logica gli episodi che oggi presentiamo in qualche modo raccontano il significato, raccontano l'importanza di una rete, raccontano l'importanza di alcuni luoghi, di alcuni palazzi, di alcuni territori. Ed ecco che devo ringraziare Venezia, devo ringraziare Udine, non posso non pensare a Vicenza o a Este. Ma quello che in qualche modo abbiamo voluto mettere a fattor comune è un contenuto che obbliga il visitatore idealmente a muoversi, certamente per essere a Milano in Piazza della Scala, ma muoversi per tornare in quei luoghi, in quelle città che ti permettono di completare la visita e di completare la conoscenza di un grande pittore italiano. Come sapete, Intesa San Paolo è motore di crescita economica di questo paese, ma vogliamo essere anche un motore di crescita sociale, inclusivo e sostenibile e culturale di questo paese, tant'è che è inserito nel nostro piano di impresa del 2018-2021 proprio questa attività. Io credo che non esista una crescita, o comunque una crescita economica sia arida senza una iniziativa anche di crescita culturale. E peraltro, come dice il nostro presidente emerito, il professor Bazoli, non c'è relazione umana senza una crescita culturale, una cultura. Credo che la cultura e tutto il patrimonio nostro artistico possano permetterci anche una crescita economica poi, integrata magari con il turismo, proprio perché abbiamo un vantaggio competitivo nei confronti degli altri paesi proprio per questa nostra caratteristica. Bene, quindi con Michele abbiamo pensato di poter raggiungere i nostri clienti tramite questa modalità, che è una modalità che annulla gli spazi e quindi possiamo permetterci di presentare i luoghi dove il Tiepolo ha lasciato dei quadri e delle sue testimonianze. Vogliamo che questo diventi un antipasto peraltro dotto, perché è presentato dai curatori della stessa mostra, affinché possa invogliare i nostri clienti e le nostre persone a visitare i luoghi dove il Tiepolo ha lasciato le sue testimonianze. Grazie ancora a Michele Coppola, grazie ai curatori e grazie a tutti i sindaci, gli assessori e tutte le persone che hanno contribuito a questa realizzazione e grazie soprattutto ai telespettatori e quindi buona visione. La mostra segue la vicenda di Tiepolo dagli anni della sua formazione a Venezia fino all'affermazione internazionale in Europa, in Germania e in Spagna. E un capitolo importante della mostra ha come centro la città di Milano, dove la mostra si svolge. Milano è un po' la seconda patria per Tiepolo. Si ferma a lungo in città negli anni 30 e ancora negli anni 40, ma già negli anni 20 ha rapporto con il mondo editoriale milanese. Questa mostra è l'unica mai dedicata a Milano, a Tiepolo, ed è stata un po' la grande occasione per far capire come invece l'attività di Tiepolo a Milano, svolta in momenti successivi e che poi ha avuto il suo vertice in un'opera come le decorazioni di Palazzo Clerici, che costituiscono sicuramente uno dei vertici più alti raggiunti da
Tiepolo sia stata una svolta fondamentale non solo per la carriera dell'artista. Venezia negli anni della formazione di Tiepolo è una città molto importante, molto vivace, e gli artisti di quella città, ma anche non solo i pittori, gli scultori, gli architetti, ma anche gli scenografi, i cantanti, i musicisti, hanno una grande fortuna in Europa, sono chiamati nelle grandi corti europee a svolgere le loro attività artistiche. Prima di Tiepolo possiamo ricordare la fortuna di Sebastiano Ricci, che è un precursore di Tiepolo. Venezia è una città molto vivace. Tiepolo si forma con un maestro accademico, Gregorio Lazzarini, che gli darà un pochino l'impianto compositivo, e soprattutto Lazzarini, come molti altri artisti prima di lui, ha l'idea di formare un'accademia del nudo nella sua casa bottega. Intorno a Lazzarini si muovono molti altri artisti, così come in molte altre botteghe veneziane del tempo. Si esercita questo disegno dal vero, il disegno del nudo, un momento fondamentale nella formazione dell'artista, perché studiando il modello anatomico dal vero si può capire un corpo in movimento, si può studiare il modello dal fronte e dal retro, e si mettono a punto quelle importanti intelligenze della figura in scorcio, che costituiranno un elemento fondamentale nella pittura di Tiepolo, sia su tela che ad affresco, così come di molti altri artisti veneziani. Le mostre sono anche l'occasione per provare a giocare delle carte nuove rispetto alle conoscenze acquisite, e la figura di Paolo Pagani, che è una figura che non entra, diciamo, nel canone degli artisti con cui Tiepolo si confronta normalmente negli studi, trova qui una specie di consacrazione. Le fonti antiche già si accorgono della qualità di Paolo Pagani, e proprio a proposito della sua qualità nel restituire in modo vigoroso il nudo maschile e femminile, ci ricordano che Pagani introdusse una forza di contorni nelle accademie di Venezia che non si era mai visto prima. E in questo senso le due meravigliose tele della collezione Etro, che restituiscono il rapimento di Elena e la fuga da Troia di Enea Anchise, sono in qualche modo emblematiche di questa capacità di Pagani di forzare le anatomie, di forzare gli scorci, di restituire le composizioni accelerate, in modo accelerato, quasi imprevedibile, con figure che si inarcano all'indietro, che si spingono in avanti, che si muovono in diagonale con una forza centripeta fortissima. Già dal percorso della mostra si vede come Tiepolo, in una prima fase della sua formazione, si misura prevalentemente con gli artisti contemporanei. Quindi arriviamo fino al momento di Sastae, di quella pala appunto nella chiesa di Sastae, in cui vediamo come Tiepolo quindi si sviluppa in un serrato quindi dialogo con la pittura contemporanea, non solo veneta, Piazzetta, Benkovic, ma anche lombarda. Sastae è un momento fondamentale nella storia della pittura veneziana, perché intorno al 1720 i migliori artisti veneziani si confrontano, e all'interno della chiesa lavorano Tiepolo, Piazzetta, ma anche Sebastiano Ricci, il maestro di Tiepolo Gregorio Lazzarini. Tiepolo è chiaramente affiatato con Piazzetta, ci restituisce figure plastiche in un movimento fortemente energico, e accanto all'esempio di Piazzetta è importante per lui, nel suo martirio di San Bartolomeo, l'esempio di Paolo Pagani, specie per quella incredibile composizione in diagonale con queste figure basculanti che sembrano in qualche modo ondeggiare all'interno della composizione. Abbandonato questo momento di formazione, Tiepolo riscopre il colore.
riscopre il colore della grande tradizione veneziana, riscopre il colore di Veronese. E, sappiamo, crediamo che naturalmente siano gli affreschi di Udine, del Palazzo Patriarcale, ma anche del Duomo, a restituire verso la fine degli anni venti del Settecento la riscoperta di Veronese da parte di Tiepolo. Ma questo avviene già in precedenza, negli anni in cui Tiepolo è attivo per alcune importanti commissioni per decorare a tela ad affresco alcuni palazzi importanti della città di Venezia. Per Tiepolo, quindi, il ritorno a Veronese si significava, dopo la grande parentesi buia della pittura veneziana del Seicento, di ritornare a momenti più alti, più gloriosi della scuola veneziana, quindi con un pittore come Veronese, che è il pittore della luce, del confronto con la natura. Tiepolo lavora per i Dolfin, una vecchia famiglia dell'aristocrazia veneziana. Accanto ai Dolfin, però, famiglie nuove. È il caso della famiglia Sandi, e in mostra noi abbiamo tre tele spettacolari del ciclo eseguito per questa famiglia di nuova nobilitazione, una famiglia di avvocati che in modo significativo sceglie degli episodi della storia antica o degli episodi allegorici che possano in qualche modo qualificare il loro mestiere, quello appunto di avvocati, di maestri dell'eloquenza. Sul soffitto del palazzo, un affresco che è ancora in situ, appunto un trionfo allegorico dell'eloquenza, così importante nel loro lavoro di avvocatura, e poi sulle pareti una serie di storie antiche che potevano ricordare le qualità affabulatorie di questa famiglia. E naturalmente la tela principale, Ulisse, che scopre Achille sotto vesti femminile alla corte del re Licomede a Sciro, è la testimonianza dell'astuzia, dell'intelligenza del grande eroe omerico, che in qualche modo trovava un esempio riflesso nell'attività di questi nuovi nobili. E la tela di Tiepolo è uno spettacolo, perché è come se il pittore improvvisamente macinasse i colori come se fossero pietre preziose. Abbiamo dei viola come se Tiepolo stesse utilizzando macinata un'ametista. Abbiamo dei blu come se Tiepolo stesse macinando degli zaffiri. Abbiamo dei rossi come se Tiepolo stesse macinando dei rubini. Abbiamo dei gialli carichi come se Tiepolo avesse sotto il suo pennello dei topazi. E al contempo questa meravigliosa gamma cromatica vivacizzata dalla luce ci restituisce una scena dall'andamento a fregio che ricorda le composizioni di Paolo Veronese. È evidente che Tiepolo qui ha sotto gli occhi delle composizioni di Paolo Veronese anche di soggetto sacro, non di soggetto profano, come ad esempio il ritrovamento di Mosè, un episodio che Veronese mette appunto in vari quadri, e uno, quello più simile proprio compositivamente al quadro Sandi, quello oggi a Dresda, era allora in un celebre palazzo veneziano. Veronese diventa un punto di riferimento sia per mettere appunto la drammaturgia, la composizione della scena, sia per recuperare la grande tradizione del colore veneziano, rivista però sotto una luce ancora più accesa, più limpida. È una luce che permette di cogliere dei momenti anche di grande naturalismo, di grande verismo, come la figura che è un po' di giovane ragazzo che tiene il vassoio con le gioie all'interno delle quali Ulisse astutamente ha nascosto una spada per fare svelare Achille, che infatti immediatamente, mentre le sorelle intorno a lui, le altre femmine vere intorno a lui scelgono i gioielli, Achille si lancia e recupera subito la spada a svelare la sua vera identità. E questo ragazzo che ci guarda, ed è un po' il tramite appunto fra il pubblico e la scena raffigurata, ha una qualità, un'immediatezza di sguardo, una empatia che lo qualifica quasi come un vero e proprio ritratto. Quello che volevamo, essendo la prima mostra fatta su Tiepolo a Milano, è
mettere a fuoco per la prima volta in modo esaustivo la centralità di Milano nella fortuna internazionale di Tiepolo. Milano, poco prima della metà del Settecento, si prepara ad essere uno dei grandi centri dell'illuminismo europeo, insomma, no? La Milano dei Verri, di Beccaria, la Milano dei Lumi è preparata in qualche modo da una serie di iniziative culturali, editoriali, da una serie di private associazioni, di accademie letterarie, scientifiche che ne qualificano in qualche modo le scelte e aprono la città verso l'Europa. Proprio all'interno di questo mondo fra editoria, cultura letteraria e accademica, Tiepolo ha un'accoglienza da parte di un circolo di intellettuali che fa riferimento ad alcuni mecenati come Carlo Archinto e che vede nella figura di Lodovico Antonio Muratori il perno di questa vivacità culturale di Milano. E a partire dagli anni 30 Tiepolo invece lavora per quegli stessi committenti che facevano parte di questa impresa editoriale riunita intorno ai tipi della società palatina e lavora in successione in casa Archinto, una famiglia di antica nobiltà, un po' come avviene per Venezia. Anche Milano è una città in grande trasformazione sociale perché gli Asburgo di Spagna hanno lasciato spazio agli Asburgo d'Austria e quindi bisognava in qualche modo riposizionarsi. Vecchie famiglie aristocratiche importanti sotto la Spagna devono guadagnare anche la fiducia degli Asburgo d'Austria e nuove famiglie nobilitate dagli Asburgo d'Austria emergono e fanno decorare le loro case. Tiepolo viene ingaggiato dai clerici. Inizialmente Tiepolo progetta un bozzetto, forse uno dei quadri più commoventi all'interno della mostra, un quadro che viene dal Museo Kimball di Fort Worth in America e che restituisce la qualità di questa invenzione per un soffitto dipinto che vede al centro, come una palla di fuoco, l'irruzione in scena di Apollo circondata dalla luce del sole che lo caratterizza. Apollo è davvero la divinità del Settecento dei Lumi, è la divinità che è una divinità civilizzatrice, una divinità che porta appunto la luce della ragione e dell'intelletto nell'Europa del Settecento. Questo bozzetto è spettacolare innanzitutto per la realizzazione tecnica, ha una conservazione straordinaria legata anche alla qualità con cui Tiepolo prepara la tela e dipinge. È una superficie come di smalto, come se Tiepolo dipingesse non su una tela, ma su un rame. Le figure in primo piano appoggiate sul cornicione sono più nitide e di proporzioni più grandi e man mano che ci si avvicina verso il centro della scena, verso il centro del cielo, le figure si sfocano, si accendono di luce e rimangono di proporzioni più ridotte. Ecco, questa invenzione in realtà non trova una messa in opera definitiva puntuale, perché verosimilmente in corso d'opera Tiepolo venne incaricato di dipingere in un altro ambiente del palazzo e quindi le proporzioni immaginate attraverso questo bozzetto vengono cambiate. Tiepolo infatti dipinge in una lunga galleria, sulla volta di una lunga galleria di Palazzo Clerici, e quindi le proporzioni vengono cambiate. Ha bisogno di inserire due testate architettoniche in ingresso e in uscita della stanza, perché non era possibile altrimenti governare con l'occhio la lunghezza di questo ambiente, e soprattutto arricchisce di figure la zona della cornice. Mantiene sempre questa idea bellissima di un centro più luminoso, più rarefatto di figure, e invece l'idea di una cornice architettonica lungo la quale si muovono i protagonisti più legati, come dire, al mondo terreno della scena. Inserisce delle figure che non c'erano nel bozzetto, vale a dire le personificazioni dei continenti. Non aveva mai lavorato Tiepolo su una superficie così ampia
è il soffitto più grande sul quale aveva lavorato fino a quel momento e per questo ha bisogno continuamente di esercitarsi in una serie di pensieri schizzati velocemente sulla carta a penna e inchiostro bruno che ci restituiscono l'officina dell'artista. La cosa interessante è che verosimilmente poco dopo, quando il pittore lascia Milano per la Germania e la Spagna, porta con sé questi disegni e forse alcuni dei bozzetti che aveva preparato e li riutilizzerà con le varianti necessarie sulla volta dello scalone di Würzburg, come più avanti ancora in Spagna. La cosa un po' singolare e curiosa, di cui c'è una testimonianza anche proprio in mostra, è che la sfortuna di Tiepolo, questo artista che in vita era stato così celebrato, così famoso, così ricco, così affermato, inizia proprio un attimo dopo la sua scomparsa a Madrid nel 1770. Tiepolo era arrivato in Spagna nel 1762 e dopo aver realizzato gli affreschi per il Palazzo Reale di Madrid, decide di non tornare più a Venezia e di dimostrare al re Carlo III, questo grande mecenate, collezionista, il fatto che lui non è solo abilissimo nell'affresco, ma anche nella pittura ad olio, nei quadri di Cavalletto. E quindi si impegna a eseguire ben 7 pale, che sono la sua ultima grande fatica, per la chiesa di San Pasqual Bailon ad Aranuez. In pochi anni riesce in questa sua impresa, le opere però vengono allogate nella chiesa un mese dopo la sua morte. Però la cosa singolare è che rimangono in questo luogo solo per pochi mesi. Il re e il suo consigliere decidono di sostituire le pale di Tiepolo con altrettante opere di Mengs e dei suoi allievi spagnoli, perché Mengs, il grande rivale di Tiepolo, si era trasferito a Madrid e lì era diventato addirittura direttore dell'Accademia di Belle Arti di San Ferdinando. Quindi Carlo III, che aveva messo a confronto a Palazzo Reale la vecchia scuola di Gio V, il grande Tiepolo, il maggior pittore d'affresco d'Europa e il nuovo astro del neoclassicismo Mengs, a un certo punto ritiene che in qualche modo il gusto, la pittura di cui Tiepolo è portavoce sia ormai superata, quindi da questo nuovo neoclassicismo. La mostra si conclude con uno sguardo sull'attività di Tiepolo in Germania e in Spagna, attività che vede la presenza costante al suo fianco dei due figli, il più vecchio Gian Domenico e il più giovane Lorenzo, che seguono il padre prima in Germania nel 1750 e poi a Madrid nel 1762. E in questo dialogo i figli rimangono leggermente schiacciati, chiaramente un poco schiacciati, perché sono gli assistenti di bottega. Tiepolo sicuramente si avvale di molti aiuti, ma avere come bracci destri i propri figli in quelle complesse operazioni di cantiere era fondamentale. All'interno di questa stanza abbiamo poi immaginato di raccogliere come momento ideale di scambio fra il padre e i figli le testimonianze di un genere pittorico molto particolare che ha una grande fortuna in Europa e di cui i Tiepolo sono grandi specialisti, vale a dire le teste di genere, le teste di carattere. E in questo, diciamo, Giambattista viene seguito e quasi surclassato, soprattutto da Gian Domenico, che diventerà un grande specialista in questo genere pittorico. Il figlio più giovane, Lorenzo, che rimarrà a Madrid dopo la morte del padre nel 1770, e
accentuerà il carattere un po' di scena di genere di questi ritratti, dando vita a una serie di scene di vita popolare eseguite a pastello per lo più, che costituiscono un importante precedente anche per Francisco Goya, che sicuramente si doveva confrontare con le opere di Tiepolo presenti a Madrid negli anni della sua formazione. Gian Domenico, al contrario di Lorenzo, ritorna a Venezia dopo la morte del padre e nel 1773 riceve una commissione molto importante. La Scuola della Carità bandisce un concorso per l'esecuzione di un'opera. Mengs decide che il quadro da premiare, il bozzetto da premiare, è quello eseguito da Gian Domenico. È un quadro che noi abbiamo in mostra, che viene dalle gallerie dell'Accademia di Venezia dopo un restauro. Il quadro è una testimonianza di vecchio e di nuovo, come nelle parole di Mengs riusciamo a percepire. C'è tutta la tradizione del colore veneziana, c'è tutto l'insegnamento del padre, ma anche il nuovo ordine neoclassico, e soprattutto Mengs deve aver accettato il quadro perché l'angelo che accoglie Abramo riverso ai suoi piedi, l'angelo seminudo, è una creatura che potrebbe entrare come canone della storia dell'antichità di Winckelmann. È veramente una trasposizione figurativa dell'Apollo del Belvedere. Gian Domenico però in qualche modo già prima di questo impegno aveva testimoniato le qualità indipendenti dal padre. Giambattista a un certo punto comincia a dipingere in modo sentimentale, in modo più intimista, grazie al confronto con il figlio Gian Domenico. Questa nuova sensibilità di Giambattista, che è testimoniata in mostra dal meraviglioso quadro con San Francesco e l'angelo, eseguita come un testamento finale di Giambattista per la cappella della Reggia di Aranjuez nei dintorni di Madrid. Quindi Gian Domenico prende da Giambattista, ma anche Giambattista ha bisogno di confrontarsi con il figlio Gian Domenico per mettere a fuoco registri insoliti nella sua produzione.